¿Por qué si nos duele tanto estar separados no podemos estar juntos sin lastimarnos? No quiero que el nuestro sea un amor de engaño, ni que el rencor nos cierre las puertas. Déjame amarte, dulce debilidad, que sos al mismo tiempo mi mayor grandeza. Si solamente pudiera encontrar el valor para decirte cuánto te quiero. Maritza Spirito. La trovo senza guardia del corpo, per mia fortuna. Posso camminare da sola, non c'è bisogno. Faccia che silenzio mi porti in presenza davanti del direttore. Spero che quello che mi ha detto Heredia sia soltanto un malinteso. Non è un malinteso, signore. Bene, molto bene. Allora voglio la sua versione, Spirito. Lei ha già la mia versione? No. Non mi dica che risponde a verità il fatto che lei ha aggredito fisicamente il professore. Sì, ed è anche vero che il professore molesta l'allieva Linares, che le rende impossibile la vita. Non cambi l'argomento della discussione. E mi risponda. Ha aggredito fisicamente Heredia, sì o no? Signor Donoff! Che succede? Hanno sequestrato il professor Massiglia. Come? Che no, cosa? Non può essere! Andiamo, no, presto. No, no, lei rimane qui. E non si azzardi nemmeno lontanamente a lasciare il mio ufficio senza la mia autorizzazione, chiaro? Rimanga qua. Amore, per favore, fammi spiegare. Tu non hai ascoltato le mie parole. Lascia che io ti spieghi, per favore, ti chiedo solo questo. Non c'è bisogno che mi spieghi. Ma sì, sì. Guarda che ti ho sentito. No, non puoi giudicare. Tu hai estratto alcune parole dal contesto, amore mio. Per favore, ascoltami. Lascia che io ti spieghi. Sul serio, non franco, mi importa, ti prego. Mercedes. Ma sì che importa, amore. Sì che importa. Lascia solo che io ti spieghi, per favore. Per favore, ascoltami. Mercedes. Nel nostro rapporto tutto si poteva negoziare, tutto poteva cambiare. Tranne una cosa, e lo sapevi. Mia figlia. Lei è intoccabile. Ho sbagliato, però ti amo. Io ti amo dalla prima volta che ti ho visto. E ora non so come dimostrartelo, per favore. Sì, credimi. Ma per quanto tu mi ami, io non posso stare con una donna che non accetta mia figlia, Mercedes. Per favore, Franco, non farmi questo, amore mio. Ti prego, ti scongiuro, è finita, non farmelo. Mi dispiace. Amore mio, come puoi farmi questo? Per favore, devi ascoltarmi. Non mi puoi lasciare nuovamente. Io non ho fatto nulla. Ma sì, amore, prima per tua moglie, ora per tua figlia. No, amore, per favore. Per favore, non mi lasciare, per favore. Ti prego, amore mio, per favore. No, per favore. Lascia che io ti spieghi, ti scongiuro. Non c'è più niente da dire, Mercedes. Ormai tutto è finito. E cammina, no, cammina, ma ti decidi a camminare? Pensate. Aspetta, farò tutto quello che volete, ma mi spiegate cosa sta succedendo? Ora farei tutto quello che vogliamo, ora? È troppo tardi, ora! Ma di cosa stai parlando? Tu ci hai mentito e ci hai abbandonati. Non so di cosa parlate, sentite, slegatevi e vediamo no, di cosa... No, no, non ci provare, chiaro, noi non ti sleghiamo, chiaro, mi no! Mi devi spiegare no. Quello che voi... Non so perché... Ah, non lo sai, io bravo, non capisco, hai la memoria corta, sporco... Ma siete impazziti! Che state facendo? Rosario, conosci questi due? Ma certo, che accidenti gli state facendo? È di altro che abbiamo parlato. Ma sei stata tu a dircelo. Non vi ho detto di legarlo, vi ho detto di parlare con lui. Fanno parte del gruppo di ragazzi che sono nel progetto della scuola. E tu ci hai mollati per occuparti dei figli di papà con la grana. No, vogliamo qua. Solo cosa? Sapere per quale motivo l'hai fatto. E voi me lo domandate così? Avete esagerato. Mi hanno legato senza darvi spiegazioni. Beh, la cosa si è complicata e siamo stati costretti a farlo. Non aveva intenzione di venire con noi. No, ma non mi pare un buon motivo credere. Per legarmi. Aspetti, 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 lo lasci. Fermo, Buoni, solo un secondo, solo un lascia anche lui. No, 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 no. Si mette male. No. Ah, finalmente! Ciao! Come stai? Bene, e tu? Bene, i tipi che mi hanno preso non mi hanno toccata. Non si può credere a quello che... Te la volevi filare senza avvisarmi, cocca? Sì, sì, perché non volevo che tu mi fermassi. Perché te la stavi squagliando? Il mio tutor non mi ha iscritta e quindi lascio questo posto. Ma che dici? Ti iscrive mia madre, io le no, dico... No, no, ho già deciso di andarmene. No, no, non esiste, chiaro, non mi importa se hai deciso. Per te ho preso a pugni Blas, perciò ti assicuro aspetta, che tu rimani... Aspetta, aspetta, il pugno non è un'invenzione di Pablo. Oh, è stato bellissimo. Ah, ma adesso c'è un problema. Parla, cos'è successo? Hai presente Make, la ex di Simon? Sì, che c'è? Blas mi ha interrotto mentre le parlavo al cellulare, però mi ha chiesto di lasciare Simon per Simoncito. E che pensi di fare? Ancora non lo so.
Mercedes non è qua. No. Non c'è. Immagino che non ci sarà mai più. Che cosa vuoi dire? Nulla, che io ero cieco. Che non vedevo più. Che ciò che mi dicevate tu e Sonia Ray era tutto vero, tesoro mio. Però io non ero preparato ad ascoltarvi. Non devi preoccuparti, papà. In fondo oggi tu hai fatto il primo passo, questa è la cosa più importante. Perdonami, piccola mia. Sono stato uno stupido davvero, uno scemo, un egoista. Mi potrei mai perdonare? Non è tua la colpa. Però noi quasi sempre vediamo un po' più in là del vostro naso. Le donne, giusto? Quando ci renderemo conto che siete molto più intelligenti di noi. Non è intelligenza. Ti voglio bene. Te ne voglio tanto, amore. Sai dove sono i rei? Mi piacerebbe ringraziarla. Se n'è andata. Come se n'è andata? Libri, zaini, vestiti. Questi due sono elementi pericolosissimi. Dobbiamo assolutamente informare la polizia. Me ne occupo di persona. No, per favore. No, non esageriamo adesso. Ciolo e Beto sono lontani da casa e non hanno un centesimo. Uh-huh. Vuole mandarli in carcere, non mi pare il caso. Cerchiamo di restare calmi. Se hanno rubato l'hanno fatto solo per poter mangiare, per studiare. E se vogliono le mie cose gliele do. Sono certa che mia zia non si arrabbierà. Sì, lasciateli andare. Sì. Fate silenzio, va bene? Avete rubato voi le caramelle nella mia stanza, vero? Sì, ha mangiato tutte lui. Dai, non le avete toccate. Visto che cosa vi dicevo, non le ho mangiate io. Ho detto silenzio lassù. Sto cercando di stabilire il destino che toccherà a questi due delinquenti. Signore, noi non siamo ladri di professione. Sì, disordinati, chiudete la bocca. Ah, ecco una delle partilese che dirà una parola chiara su tutto. No, non conti su di me. Posso solo dire che questi ragazzi morivano di fame. Per favore, Linares, adesso non mi faccia innervosire. Lei è stata sequestrata da loro. Che intenzioni ha di diventare loro complice, eh? Io non li denuncio, punto. E comunque sia, prima di sporgere denuncia, io voglio parlare con loro. Oh. E perché? Li vuole redimere, Mazzia? No. Peppa! Peppa! Che c'è? Peppa, non puoi immaginare che è successo? Oh, è incredibile! È stata la prima volta che ho visto una vipera battere e ritirata con la coda tra le gambe! Questa volta è finita fra Mercedes e Culocci! Oh, io aspetterei a dirlo! Ho appena mandato la registrazione integrale a Franco appena qualche minuto fa! Ah, ma tu non mi ascolti, Peppa! Ti dico che è fatta! La vipera ha sputato tutto il suo veleno e Mister Ingessato l'ha sentita! Oh, sì, sarà una mia impressione, però non credo proprio che Franco stavolta la perdonerà! Che bello, evviva! Sono così contenta per Mia! Magari potessi avere anche su Maritza la stessa influenza che ho su Mia. Perché non mi considera? Perché non mi dà mai ascolto? Dai, la conosci. Sai benissimo com'è fatta tua figlia. Maritza non chiede mai aiuto. Lei vuole sempre sbagliare da sola. Sì, però frequentare un ragazzo che ha un figlio non è il caso, amore mio. È andare bendati contro un muro. Di conseguenza io non glielo posso permettere. Si deve togliere dalla testa questa idea stupida di andare a Machu Picchu con lo zaino o con Simone. Beh, però se è quello che vuole, tu non puoi farci nulla, amore mio. Oh, invece posso e come, perché lei è ancora una bambina. Io non posso accettare così questa storia. Sì, va bene, però cosa ci puoi fare? Tutto il possibile per allontanarla da quel ragazzo. E dai, Gloria, devo vedere Entra, Santiago. Per favore! Devo vedere Santiago, no, come sta? No, Santiago sta benissimo, non gli serve il tuo aiuto, Beh, ma chiaro? Io vado da lui lo no, stesso. No, tu rimani qui, l'ha ordinato Dunov. Come sarebbe l'ha ordinato? Non mi puoi mettere in difficoltà proprio importa momento... dell'ordine, è chiaro? Adesso basta, non te ne puoi andare. Ma no, non mi importa, non mi puoi tenere prigioniera. Non sei il segretario generale dell'ONU. Se lo viene a sapere mia madre, sono guai per te. Sì, lo verrà a sapere anche tua madre, perché la devo avvisare. Diciamo che questa è una forma di protezione. Beh, io mi proteggo da sola. Smettila! Mi fai diventare più isterica di quanto già non sia. Devi restare qui e così sarà. No, Gloria, lasciami. No, aspetta. Gloria, Gloria! Non puoi farmi questo, andiamo.
Che vuoi, Mache? A chi hai lasciato, Simossito? È con mia madre, ti posso parlare? Che succede? So che esci con una donna. Beh, questo a te non deve importare, Mache, eh? Io non sono d'accordo. Tu sei il padre di Simone, perciò ricorda, sarai sempre legato a me. Guarda che sto lavorando, chiudiamo il discorso, per favore. Ho parlato con Maritza. Con quale diritto hai disturbato la persona che sta insieme a me e perché? Io non posso permettere che mio figlio sia in mano a una bambina. Cosa hai detto a Maritza, Mache? La verità. Che ti lasci tranquillo, che devi passare più tempo con Simone. Io non tornerò mai più con te, questo è meglio che tu lo capisca bene, è finita, ok? Ci fermiamo solo un attimo, scusa. No, Simone, mi dispiace, non possiamo. Abbiamo la luce giusta. E a me che importa? Dai, allora sbrighiamoci. Avanti, avanti. Mi raccontate cosa è successo? Alcuni ragazzi rubavano qui al collegio. Sì, hanno fatto fuori anche le mie caramelle. Hai presente quelle che pensavi che avessi mangiato io? Beh, le avevano prese loro. E ora, ragazze, che succederà a quei ragazzi? Beh, ingrasseranno. Non scherzare, Santiago sta parlando con loro. Dunov preme per farli arrestare. A me fanno tenerezza perché sono poveri, però abbiamo il giorno libero per merito loro. È vero. Oh, benissimo. Vuol dire che abbiamo tutto il tempo per prepararci come si deve per la recita. Già. Esatto. Ragazzi, poco a poco ogni cosa va al suo posto. Mio padre ha rotto con Mercedes. Che? Ha rotto con Mercedes? Sì. Sul serio? Sì. Definitivamente? Sì, 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 sì. E di questo devo ringraziare Sonia. Mi ha dato un grandissimo aiuto. È buffo che grazie a lei hai risolto i problemi con tuo padre. E grazie a lei farai lo show. Una gran donna. Chi è? Manuel! No, no, digli che non ci sono, per favore. No, Manuel, mia non è qui, non c'è. Non c'è. Beh, se la vedete, per favore, ditele che non potrà certo evitarmi per tutto il giorno. Va bene. E che prima o poi dovrà darmi quello che è mio. Va bene. Che gli devi dare? Nulla, un po' di soldi per un passaggio che mi ha dato. Non hai sentito, Manuel? Qui non c'è Mia. Sono Luna. Accomodati. Scusami, credevo fosse un'altra persona. Sì, l'avevo capito. Che c'è? Avete saputo cosa è capitato a Maritza? No, che le è successo? Perché non capite che non è colpa mia se si blocca il progetto? Ma che cavolo dici, bro? Affandiamo, a noi non la dai a bere. Dico sul serio, occuparti dei figli di papà è sempre stato il tuo obiettivo. Tu non vieni a Chaco perché lì c'è solo miseria. Ragazzi, voi non avete mantenuto la parola. E lui allora è rimasto qua, ci ha scaricati, Rosario. Io vi avevo chiesto di parlare con lui e invece? Che avete combinato? Qui è pieno di sorveglianti, era chiaro che vi avrebbero beccati. Non avete pensato a questo? Ci abbiamo pensato, però è difficile ragionare con la pancia vuota. Voi non potete sapere che cosa significa avere fame. Noi vediamo cose da mangiare persino quando sogniamo. Questi ragazzi hanno tutto, noi altri non abbiamo nulla. Una cosa è leggere sui giornali che qualcuno ha fame. Un'altra cosa è provarla. Non volevamo fare del male a nessuno, che sia chiaro, prof. Io e Beto abbiamo preso quelle cose soltanto perché ne avevamo bisogno per sfamarci. Lo so che il mondo è ingiusto, però non potete prendere la roba degli altri, è rubare questo. Capite? Perché sorridete? Perché sei un comico strepitoso. Dovresti fare teatro, prof. Non mi sono spiegato. Oh sì, ti sei spiegato perfettamente. Dunov ha bisogno dei vostri dati anagrafici. È qua fuori. Tu stai bene? Io? Sì. Quanto sarebbe più facile pensare, come fa moltissima gente, che questi ragazzi non hanno un futuro. Beh, in effetti non ce l'hanno. Se lo Stato non fa nulla, li abbiamo già perduti. Non la pensiamo allo stesso modo. E la tua posizione è molto comoda. E la tua è molto infantile. Pensi che una persona sola possa cambiare il mondo? Santiago non è solo. Non perché io lo appoggio. Lasciare da parte le nostre opinioni e occuparci di quei due 14enni che hanno dei grossi problemi. E cosa vuoi fare? Dove abiti? Con i miei, a Avenida Barcellona. Ma è proprio necessaria la denuncia. Ma certamente. Avete commesso. Manca solo la firma di Mansiglia sulla denuncia. Sono del collegio in cui doveva andare Santiago. Ma dai, quale collegio? Pensi che quelli vadano a scuola? Ma li hai visti? Ehi tu, guarda che t'ho sentito. Beh, sei fegato, vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Smettetela, avanti. Ti prego. Silenzio. Perdonatemi, questi due ragazzi avranno quello che si sono meritati. Mi firma la denuncia, per favore. La denuncia? Non può fare. Ma professore, che combina? Niente denuncia. Sì, addio denuncia. Ma questi sono delinquenti? No. Comunque li porto al commissariato e sporgo denuncia per vagabondaggio. Ti chiedo perdono. Loro non finiranno in prigione perché staranno a casa mia invitati da me. Grazie, Santiago. Con permesso, signore.
Le devo consegnare questa busta da parte della signora Sonia Ray. Ci manca solo che la signora Sonia Ray mi crei degli altri problemi, Peter. Oh, signor Franco, mi perdoni, e col dovuto rispetto, signore, io capisco che ci sono molti bei ricordi che la legano alla signorina Mercedes, però non può negare che la signora Sonia stavolta abbia agito bene. Di Sonia Ray non ci si può mai fidare, Peter, per favore. Andiamo, andiamo. Lei non immagina quant'era felice mia quando l'ho portata al collegio. Era così contenta. Era tanto che non la vedevo così. Senti, non vorrei sentir parlare ancora di questa storia per troppo tempo. È possibile? Bene. Che ne faccio di questa busta? Beh, aprila. Che accidenti ne vuoi fare? Prego, signore. Guarda, non voglio più avere a che fare con le stupidaggini partorite da questa signora. Sappiamo che Maritza non è qui, però non sappiamo dov'è. Magari l'hanno sequestrata. E dai, non dirlo nemmeno, Mia la sta cercando. E Blas ha avuto quello che si meritava. Pare che le abbia prese di brutto. Io avrei pagato per essere stato lì in quel momento. Luan e Luna stanno cercando Maritza. Le vado ad aiutare. Se Maritza non riappare, tanti saluti allo show. A dopo. Finalmente mi è arrivato. Ho saputo che mi stavi cercando. Sì, 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 mi hanno detto che... che Maritza ti ha picchiato, ti ha fatto male. Sì, non è niente di preoccupante, sì. No, non è nulla. Che maleducata, non ha rispetto per nessuno. Beh, almeno questa faccenda ti ha fatto preoccupare un po' per me. Mi farò picchiare più spesso. Non sai che tipo di punizione daranno a Maritza? Sì. Per me andrebbe sospesa, che rimanga a casa. Ha fatto una cosa gravissima. Non resterà a casa, ma tu di Maritza non ti preoccupare. Io mi preoccupo solo per le sorti della band. Spero che la punizione non vada oltre il fine settimana. Ricordi che dobbiamo suonare in teatro. Allora cercherei subito un rimpiazzo. Dobbiamo cercare un rimpiazzo? Sì, perché non la vedrete per un bel pezzo, temo. Ho rimandato messa in piega e manicure. Spero che sia davvero una cosa urgente, Marcel. Sì, che è urgente, anzi di più. Scommetto che riguarda Marizita, non le è successo niente, vero? No, qualcosa lo ha fatto succedere lei a uno dei nostri professori. Puoi spiegarti meglio? Maritza l'ha picchiato. Che? No, no, non ci posso credere, sei sicuro? E io non posso credere che tua figlia sia così intrattabile. No, le devo parlare subito, questa storia deve avere una spiegazione. No, Maritza al momento è sotto chiave. Cosa? Si trova in prigione? No, ma mi sono visto obbligato a neutralizzarla. Ma sei pazzo, Marcel? Che ti dice il cervello? Tu hai privato mia figlia della sua libertà come se fosse un cane rabbioso. Lo sapevo che non mi avresti capito. Tua figlia ha bisogno di limiti, di correttivi, di sapere che non può fare ciò che... No, ho capito, so che cosa intendi. Bravo, perfetto. Però sequestrarla, sai che ti potrei denunciare, che potresti finire tu dietro le sbarre? Questo è esattamente quello... quello che mi ha detto poco fa a tua figlia, però adesso tu ed io ci dobbiamo parlare chiaro e dobbiamo cercare di unire le nostre forze. Se pretendi che tua figlia rimanga in questo istituto anche l'anno prossimo, lei non può continuare a comportarsi come fa, deve cambiare il suo atteggiamento. E tu pensi davvero che imprigionandola riuscirai ad ottenere da lei qualche cosa? Sì. Permesso, Dunov. Grazie. Prego. Sonia, proprio te cercavo. Sai dov'è Maritza? Sembra svanita nel nulla. Maritza. No, veramente mi ha detto che sarebbe partita per una settimana. Mi hai trovato qui proprio perché sono venuta a giustificare la sua assenza. Strano, non mi aveva detto che sarebbe partita. Marizzita è così. Sì, va bene, d'accordo, ma sai almeno l'indirizzo per caso? No, nulla, è tipico di Marizita, va via senza avvertire nessuno, mi dispiace così tanto. È strano che non sia rintracciabile proprio in nessun modo. Oh no, non ti preoccupare, ha detto che mi chiamava appena sarebbe arrivata. Quando mi telefonerà ti contatterò subito e ti darò il suo recapito. Certo, capisco, ma il problema è che ho bisogno assolutamente di sentirla ora. Il cellulare, non sai se ha con sé il cellulare? Ah, certo, il cellulare, ma è ovvio, non ci avevo pensato, è naturale che ce l'ha con me. Allora che aspettiamo? La chiamo subito, sì. Permette, Duno? Sì, prego. No, aspetta, che tonta. Non ricordavo che il suo cellulare ce l'ho io nella borsa. Se l'ha dimenticato a casa, già. Ah, che sfortuna, no. Mi dispiace, però non ci resta che aspettare. Sì, è vero, beh, allora tolgo il disturbo. Ma mi raccomando, quando chiama, avvertimi subito, per favore, ok? Ti prego. Buono. Ci vediamo sì, presto. Tranquillo, ciao.
Scusa, perché gli hai spudoratamente mentito a proposito di Maritza? È semplice, perché voglio che mia figlia stia lontana da quel ragazzo. Però la cosa che ora mi porta di più è sapere di questo. Come mai hai il cellulare di mia figlia? Perché lei non se ne separa mai, nemmeno quando si lava i denti. Beh, gliel'ho sequestrato, si meritava un castigo e... Ma ti pare questo il modo, Marcella? È possibile che tu tratti così mia figlia? Come se fossi una terrorista. Beh, a dire la verità... Non ti devi permettere, Marcella. No, non cominciare a dare in escandescenze, per favore. Non puoi di certo negare che ti è convenuto che l'ho messo sotto chiave, no? Beh, è vero, sì, questo non lo posso negare, certo. Bene, e va bene. Non mi opporrò a questo castigo terribile. Però ho una condizione. Ah, no. Tua figlia prende a pugni un membro del mio personale e devo accettare una condizione. Ma per favore... Guarda che non hai altra scelta, perché tu stai privando mia figlia della sua libertà. E sai che cosa ho pensato? Sai a chi posso rivolgermi? Alla donna di Culocci, un bravo avvocato e una grande mia amica. Le posso chiedere di denunciarti? Ti piacerebbe, Marcel? No, per favore, Sonia, per favore. È una giornata difficile. Non renderla più difficile di quanto sia. Va bene. Allora o accetti la condizione che ti sto per proporre, o io telefono a Mercedes e le dico di partire con la denuncia. Sì, va bene. Farei di tutto pur di liberarmi per un po' di tempo di Maritza, spirito. Quale sarebbe la condizione? Come si permette di farmi questo? A me, poi? Come si permette di rinchiudermi? Io non posso essere certo rinchiusa. Come si permette? Sei tu, Luan? Maritza, sono io, ti cerco da un'ora. Su, apri la porta. Non posso, è chiusa. Perché non... Allora dalle un calcio, rompi la serratura, idiota. Mi hai preso per Rambo, dai. Non serve essere Rambo, se non ce la fai cerca qualcun altro e fatti aiutare ad aprire, dai. Ora vado. Forza, apri questa porta. Sei ancora lì? Avanti. Ecco, un attimo, aspetta. Muoviti, idiota. Noi pensavamo che Maritza fosse in castigo, però se Sonia ti ha detto così, magari lei l'ha fatta andare via perché non venisse punita. Sì, ma è molto strano che Maritza non mi abbia detto nulla, che sia partita senza avvisarmi. Ma forse non ha fatto in tempo, nemmeno a noi ha detto nulla. Ehi! Perché non ti sposti? Stai sempre in mezzo. Scusa, stai per caso facendo una dieta ingrassante? No, è che... È un periodo che ho sempre fame, così ho una scorta in camera, tutto qui. Pablo, hai provato a cercare Maritza? Sì, però senza risultati, non so dov'è. Io ho l'impressione che non te ne importi. No, sì che me ne importa, mi importa della band e poso questi e continuo a cercarla. Ragazzi, se non è da nessuna parte, come ha detto Sonia, Maritza è partita. Sì, sicuro. Spero che tu abbia i miei soldi. Primo, abbassa il tono, ok? Sì. Mi dai quei soldi? Ho finito la pazienza, forza. Calmo, eccoli qua. Che succede? È solo un giochino, lo facevo sempre quando ero all'asilo. Prova a prenderli, non li mollo. E muoviti. Mi stai innervosendo. Beh, a me non piace innervosire le scimmie vere, preferisco quelle di peluche. Adesso basta, ok? Molla questi soldi. Non ho mai conosciuto uno maleducato e ordinario come te, sei peggio di Maritza. Grazie, sì. Come va con i nuovi inquilini? I ragazzi? Bene, l'appartamento è piccolo, ma credo che stiano bene. Possono rubare, Io non li lascerei lì da soli. No, sono con Rosario. E poi non dire cose così brutte, andiamo. Spero che tu ne abbia parlato con Renata. Era molto preoccupata per il tuo sequestro. Quale sequestro? È stato un malinteso. Sì, va bene, però non credo che sia felice che la tizia, l'assistente sociale, si sia installata nella tua casa. E perché? Beh, perché poco fa era qui e parlava male di Rosario e quando una donna parla così di un'altra donna ha qualcosa in mente, sì. Beh, tu insinui che c'è qualcosa fra Rosario e me, giusto? No, io non ho detto nulla, io. Questo l'hai detto tu. Io no, sei stato tu. No, io parlavo soltanto... Signore Ciamendi! Hai insinuato come sta, Gloria? Dopo. Bene, signore, salve, grazie. Masia. Salve. Non si dimentichi del nostro patto, eh? Sono un uomo che mantiene la parola. Allora, qualche novità? Tutto tranquillo, tutto in ordine. Vuole che avvisi il signor Dunoff? No, non ce n'è bisogno. Sono qui per avvisarla che arriverà un'email da Harvard. Ah. Mi avverta appena arriva, voglio leggerla personalmente, ok? Io conosco dei docenti ad Harvard. Di chi è l'email che aspetta? Del dottor Nahuel Espinosa, lo conosce? Nahuel come il lago? Sì. No, non lo conosco, no. Sì, beh, appena arriva l'email mi avverta subito, per favore, ok? Sì, certo, signore Ciamendi. Ci vediamo, signore. Una email da Harvard del dottor Nahuel... Com'è? Espinosa. Ma chi è questo babbeo? Penso proprio che sia il fidanzato di Renata. Ah? 7, 8,
9 e 3. Sono già 3 ore che sono chiusa qui dentro. Ciao. Qualcosa da mangiare? Ti ringrazio. E le ragazze? Non le ho viste. Forse sono andate via con Sandra. Io non so dove. Sai che ti sta cercando chi? Mia e anche Vico e Feli. Li avverto. No, sono peggio di questa punizione. Piuttosto fammi un favore. Recupera il mio cellulare. Me l'ha preso Dunov. Ok. Aspetta, se però non lo trovi, ti prego, avverti mia madre e dille che è l'unica che mi può tirare fuori da qui. Bene, come e vuoi. E avverti anche... Simone? No, portami soltanto il cellulare. Come ti pare, vieni, devi darmi una mano. No, aspetta, esco io al posto tuo. No, ma se ti hanno rinchiusa per non farti combinare casini, tu resti qua. Hai ragione, certo. Lo so. Ah, Pablo, aspetta un attimo. Grazie. Lo faccio per la band. È molto più importante dei disaccordi che ci sono fra noi. Sì. Strano che Maritza non ci abbia nemmeno salutato. No, non è strano. Anche tu te ne sei andata senza salutare né lei né me. Ma non è lo stesso. Ah, no? E com'è? Sai che mi ha dimostrato Luan? Che di me non ti importa nulla, perché altrimenti forse mi avresti Ma considerato. No, aspetta, aspetta, non è così. Ah, no? E com'è? Ma se sei sparita senza dire una parola? Marcos, io ti ho sentito al telefono mentre stavi parlando con tuo padre. E mentre gli chiedevi di portarti via. Io non voglio che per colpa mia tu getti la spugna. Io sono come quelli che hanno sequestrato Santiago. Io sono no, una persona Luan, poco raccomandabile. Luan. A me l'unica cosa che importa è stare con te. E se questo vuol dire vivere sotto i ponti o chiedere l'elemosina, non me ne importa nulla. Voglio stare con te, punto e basta, eh? Marcos, devo parlare con te e subito. Va bene, ma puoi farlo tranquillamente anche davanti a Luan. Assolutamente no. Devo parlare con te in privato e ora. Vita mia, luce dei miei occhi, povera scoiattolina mia, come stai? Male, male. Oh, tesoro, che cosa vuoi che ti porti? Hai freddo, hai fame? Devi farmi uscire da qui, mamma. Oh, vorrei poterlo fare, devi credermi. Certo, sto trattando per la tua libertà, amore mio, ma è così difficile, hai fatto una cosa gravissima. Sì, però non potevano rinchiudermi qui come una carcerata, devi sporgere denuncia, mamma. No, calmati, amore mio, ho parlato con Dunov e se io sporgo denuncia, l'anno prossimo non potrai frequentare e io non ti voglio portare via da questo collegio. E io non posso rimanere in una scuola dove si violano i diritti più elementari degli allievi. Sta calma, non mi pare che tu sia proprio una santarellina, non hai forse picchiato un professore? No. Ma ti pare possibile? Il fatto è che domani c'è la presentazione al teatro e... Beh, poco fa, parlando con Dunov, abbiamo trovato una sorta d'accordo. Io non spargo denuncia e lui permette che domani tu vada alla presentazione della band. Gli hai detto degli R-Way? Ma mi hai preso per stupida, amore. Ho inventato una scusa. Mamma, però non voglio rimanere qui. Pesciolina mia, lo sai che cosa c'è? Penso che ti farà bene stare ancora un po' segregata. Ti spingerà a cambiare atteggiamento, perché tu devi dominarti, vita mia. Questi tuoi impulsi incontrollati ti possono creare moltissimi problemi. Non sempre si può agire senza riflettere. Certo, va bene, d'accordo. Spesso bisogna fermarsi un minuto, perché tutti abbiamo qualcosa dentro da... Ciao, no, non vorrei essere fraintesa. Ci vediamo solo presto, per te, amore mia. Ti voglio dimostrare... Aspetta. Ho bisogno che mi dai una mano, o meglio, che dai una mano a Luan. Che cosa sono? Non può essere. Figlio adorato. So che stai male perché hai scoperto che è tuo padre il responsabile della nostra rovina, non persone esterne alla famiglia. Io già lo sapevo. E non era la prima volta che perdeva tutto per seguire i suoi irrazionali impulsi e i suoi calcoli sbagliati. Io sapevo com'era tuo padre, ma l'ho sempre assecondato perché, anche se qualche volta si dimostrava immaturo ed ingenuo, era anche il miglior uomo del mondo. Ed è stato il padre che avevo sempre sognato per i miei figli. Quest'uomo imperfetto, però adorabile, ti ha lasciato la migliore eredità possibile. Un'infanzia piena d'amore. E ore del suo tempo dedicate sia a te che alla tua sorellina. Questo ti ha reso l'uomo sicuro che sei ora. Sarai il migliore di lui, certamente. Però grazie a lui. Non lo dimenticare mai.
Non importa come sono andate le cose. Lui sarebbe stato orgoglioso di te quanto ora lo sono io. Hai deciso di andare in un paese straniero. Ti sei fatto strada da solo. Ti sei guadagnato l'affetto di chi ti ha conosciuto. Non fuggire mai. Non c'è niente da cui si può fuggire. Chiudi questo capitolo e cerca un altro obiettivo. E anche se vorrai rimanere dove sei, io ti capirò. Perché i capitoli vanno sempre chiusi? Non commettere l'unico vero errore che commise il tuo papà. Lui si è reso a metà cammino. Io spero che la vita ti riservi sempre il meglio. Un bacio dalla tua mamma, che pensa a te continuamente. Devi ragionare, Marcos. Hai perso del tutto la testa. Non permetterò che rinunci alla carriera per una ragazzina, per colpa della tua prima relazione. No, aspetta, aspetta, papà. Aspetta, lei non è una ragazzina. Io l'amo da morire e me ne andrò insieme a lei, punto. Figliolo, so che ora sei molto confuso per via di tua madre e... Sì, sì, può essere, può essere. Però io farò quello che sento, papà. Va bene, va bene. Tanto ho trovato la soluzione. Dopo vedrai che questa storia non è così drammatica. Sì, dopo una bella vacanza so che cambierai idea. Io e te partiamo per l'Europa. Papà, ma di che stai parlando? Cosa me ne importa di andare in vacanza? Portami via di qua e basta! Basta, lo dico io. Tu resti qua, che ti piaccia oppure no. Ma è possibile che tutto diventi un problema? E ti avverto, non intendo perdere i soldi dell'iscrizione. Marcos, devi obbedire a tuo padre. No, Luan, io me ne vado con te, ti è chiaro? Ah, la piccola Luan, proprio te stavo cercando. Sappi che ero andata ad iscriverti, me l'ha chiesto Maritza, ma risulti già iscritta, piccola mia. Ecco, davvero? Sì, sembra che il tuo tutor abbia mandato i soldi dall'estero, ma se ti serve qualche altra cosa... Andiamo a chiedere a Gloria, vieni! Sonia, Sonia! Te ne vai via senza salutarmi. Oh no, bambolina. No, amore mio, piccola. Ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto per me. Oh no, è stato un vero piacere schiacciare la testa di quella vipera. Salve. Ciao, come sta? Perdonatemi se vi interrompo. Mia, ti sono venuto a prendere. Si va a casa? No, Peter, oggi rimango qui a scuola. Abbiamo le prove della band. Domani suoniamo. Oh, Chiara. Mia, non puoi rinunciare. Tuo padre è molto depresso per quello che è capitato con la signorina Mercedes. Ah, no, 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 carina. Non mi guardare così. Io non ci vado per nulla al mondo a consolare culocci. No, no. Oh, dai, no, Sonia, per favore. Lo devi solo distrarre un pochino. Per favore, no, per favore. No, signorina, perché io non me ne sento più di fare da badante a un rappresentante della terza età. E quindi no. Senti, dico Sonia, no. Sonia, fallo per la band, fallo per me. Per favore, per favore, per favore, per favore. Va bene, va bene. Sei proprio esasperante, Mia. Grazie. Guarda che lo faccio per la band, non solo per te. Andiamo, Peter? Ciao, Mia. Chi ti ha dato questa lettera di mia madre? L'ho chiamata, le ho raccontato tutto ciò che è successo e lei me l'ha mandata via email. Perché metti il naso nelle mie cose e in quelle della mia famiglia? Pensi che questo sia paragonabile a quello che tu hai fatto a me? Sì, hai ragione. Però riguardo ai soldi... Calmo, i soldi te li ridarò appena finito lo show, ok? Ma perché aspettare? Qual è il problema? Non vuoi che me ne vada? Ma di che cosa parli, Farnetichi? Io ti ridarò i soldi dopo lo show, punto e basta. Ok. In quanto alla lettera, allieva Colucci, anche Aguirre la sta molestando? No, è stato un attimo di... Siamo un po' preoccupati perché noi non sappiamo chi domani possa rimpiazzare Maritza nella band. Ti giuro che quei ragazzi mi danno la forza per continuare questo progetto. Sì, è chiaro. Erano venuti con le migliori intenzioni. Sì, è vero, hanno sbagliato. E sai perché questo? Perché ignorano le regole, non sanno come funziona la nostra società. Se io do loro delle regole, loro si comporteranno bene. Si direbbe che sei molto coinvolto. Beh, sì, ora che li ho conosciuti un po' meglio, mi piacerebbe che il progetto andasse avanti. Che bello.
Che bello vederti entusiasta. È stato tutto merito loro o anche di Rosario? Non so, ci penserò durante il fine settimana. Ma magari è stato un lavoro di squadra. Ci vediamo. Papi, qualche problema? Io sono distrutto, Pilar, distrutto. E perché? Sai che con tua madre va male, molto male, molto male. Beh, ora lei ha avuto anche l'idea di invitare tua nonna e tua zia per un bel fine settimana in famiglia. Ma questa è la cosa peggiore che ti potrebbe fare. Certo che sì, non mi sento in condizioni di poter sopportare tutta questa pressione familiare femminile durante tutto il fine settimana. Povera mamma, quando è depressa invita sempre la zia e la nonna, sempre, sempre. Sempre. Beh, questo significa che è rimasta veramente angustiata per la storia di Gloria. Pilar. Sì, papà? Cosa vorresti che ti raccontassi a proposito della rinuncia di Mansilla? Tutto, dal principio alla fine. Ti ascolto. Guarda che facendo così non risolvi nulla. Non può non avere il mio cellulare, non può essere, ma non può essere. Ma non hai già parlato con tua madre? Devo parlare con Simon. È strano che non ti è venuto a cercare, no? Mi avrà di certo lasciato un messaggio e... Dammi il tuo cellulare, non perdiamo tempo, dammelo. No, non ce l'ho, mi sono cambiato e non l'ho tolto dall'altra tasca. Ma che c'è là dentro? Innanzitutto un paio di cuscini. E a che ti servono? Se passo la notte qua mi servono. Che? Tu pensavi veramente di evitare le prove? Domani c'è lo show. Culocci! Oh! Signora, ma che ci fa? Ha l'aspetto di un cadavere. Signora... Sta molto peggio di quanto mi diceva. Senta, Peter. Se è venuta per sollevarmi il morale, per favore vorrei restare un po' da solo, perlomeno finché non avrò... Non posso assolutamente lasciarla da solo. Ho promesso a Mia che sarei venuta a cercare di consolarla e ormai dovrebbe aver capito che ogni mia promessa è debito. Però devo ammettere che è una missione disperata, oso dire impossibile, perché risollevare l'animo ad una statua di gesso è un compito immane, vorrebbe dire compiere una specie di miracolo, quindi è impossibile. Lo so, certo, ma perché deve stare male per quella vipera? Io non riesco a capire, ma che cosa famo lì quella bottiglietta? Ma è scemo! Certo, si voleva ubriacare, ma non capisce che ha bisogno di socializzare, di uscire da questo mausoleo, di respirare stare, un po' di aria fresca. Stare, per favore, per favore. Lei dovrebbe essere contento, lei dovrebbe festeggiare per essersi finalmente liberato da quella vipera. La stava avvelenando, era evidente. Faccia un brindisi allo scampato pericolo. È ottimo. Bene, ora facciamo una bella cosa. Via questo pigiama. Non voglio. In piedi festeggiamo. Adesso festeggiamo. No, andiamo, in piedi, basta. Ora festeggiamo. Lei mi ascolti e vedrà che dopo mi ringrazierà, che si sentirà molto più sollevato. Buona. Ci mancherebbe solo che non si sentisse meglio senza quella viscida vipera costantemente fra i piedi, Colocci. La posso liberare dei... Va bene. Ma faccio da solo, ok? Sì, okay? Però si sbriga. Sì, mi sbrigo. Ci metto un attimo. Ma cosa le prende? Ho detto che mi sbrigo. Mi cambio da solo. Ma le serve una mano? Non si preoccupi, non mi segua. Pablo non viene, ma mi ha detto Maritza che domani ci sarà. Non credo, nessuno l'ha vista. Qualcuno dice addirittura che è partita. Ma al riguardo Sonia non mi ha detto nulla. Strano. Ehi, signorino, almeno io ho fatto qualche cosa per ritrovare Maritza, mentre tu non hai fatto che lamentarti per tutto il tempo, quindi stai zitto. E posso sapere che avresti fatto? Ho cercato di avere informazioni da Blas. Già, ma non mi ha detto nulla, se non che forse è il caso che ci procuriamo un rimpiazzo. Bene, adesso ci possiamo riposare un po'. Ok. Mi avevi detto che l'avevi lasciato a casa. No, mi tu sono confuso. Tu mi avevi detto che non ce l'avevi, Pablo. Mi sono confuso, non so come ce l'ho. Pablo, dove sono Tomas e Diego? Idiota! Bene, grazie. Molto gentile. Ammetterà che ha un buon profumino, Dio mio. E l'aspetto è assolutamente invitante.
Per non parlare del vino. Sì, ma io non ho moltissima fame. Ah, culocci. Ma lei deve cercare di sforzarsi. Mangiare le farà soltanto bene. Il suo piatto è talmente invitante che mi sono quasi pentita di non averlo preso anch'io. Scommetto che se prova ad assaggiarlo non lo lascia nemmeno... Va bene, se non vuole mangiare non mangi, ma almeno dica qualche cosa. Non può mica rimanere tutto il tempo in silenzio. Beh, meno male che faccio conversazione io, altrimenti sa che mortorio. Gliel'ho già detto, sono così amareggiato. Non riesco a dimenticare il brutto sapore che mi ha lasciato in bocca questa storia. Io non... Ma lei deve mangiare esattamente per questo, per dimenticare quel sapore amaro, per digerire tutto quello che ha dentro. Beh, dimenticare del tutto certe ferite è quasi impossibile. Restano le cicatrici, naturalmente. Ci vorrà un bravo mago per cancellarle. Avanti, cerchi di non pensare a Mercedes. Non ne vale la pena. Ha visto com'è strana la vita, eh? L'ha messa per ben due volte sul suo cammino. E malgrado questo che è successo? Beh, sembra abbastanza chiaro il messaggio che le ha mandato la vita, no? Ecco il problema. Io con le donne mi sbaglio sempre. Prima ho sbagliato con Marina. E poi due volte con Mercedes. Ma è proprio dagli errori che facciamo che impariamo. No? Sì, può darsi. Dio santo, ho sbagliato anche con Mia. Oh no, ora non sia così duro, culocci. Mia è... È un vero tesoro, una ragazza molto sensibile, solare. Suo padre non ha sbagliato poi così tanto. Sì, io ho sbagliato tanto. Oh, però anche se in effetti si è comportato in modo severo, insensibile, poco comprensivo con lei, sappia che tutti i genitori sbagliano. L'importante è parlare molto con i propri figli. E questo è il problema, Sonia. C'è una cosa che non ho mai detto a mia figlia. Quale? Che sua madre, Marina, è ancora viva. Come? Questo è un messaggio per il signor Bustamante. Capisco che la chiusura della sua campagna è veramente importante per lei. Però per il suo bene, cambi i programmi e domani vada al Teatro Rex. La aspetta una gran bella sorpresa. Mia, tu che ti occupi così tanto della band... Tra poco non te ne dovrai più occupare, perché non ci sarà più una band. Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado, que Sonia despiertos es un gran pecado. Si no te tuviéramos, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviéramos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré ante la blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque. Resistiré,
Cuando tuviera voz que me pones alas para volar. Si no te tuviera voz que vivís a pleno para sentir. En este vacío sin razón ni rumbo, con tal sin sentido y miedo profundo a ser uno más sin poder soñar.